Ha ripreso vita grazie al cantiere Parti di Eclettica la pista di pattinaggio da 15 anni chiusa. Famiglie con bambini a seguito, giovani e meno giovani, si sono ritrovati domenica pomeriggio all'impianto sportivo di via Rochester per trascorrere un paio di ore in spensieratezza e conoscere da vicino il progetto Street Factory Eclettica, ideato da un gruppo di giovani nisseni e vincitore del concorso di idee Boom Polmoni Urbani. Potremo finalmente presentare ufficialmente per la prima volta alla cittadinanza nel suo complesso il progetto che intendiamo andare a realizzare, ovvero la Street Factory Eclettica, proprio qui nei luoghi che vedete, dove stiamo attrezzando una piattaforma di aggregazione sociale multifunzionale che tratterà intanto i campi dello sport, soprattutto degli street e urban sport, quindi tutto ciò che ha rotelle, 3 contro 3 e via dicendo, ma soprattutto anche arte, e allestiremo dei giardini urbani, degli orti urbani, delle aiuole didattiche. Diamo degli spazi legali in cui i ragazzini possono venire a dipingere quando vogliono, liberamente, e imparare così l'arte in questo caso, lo sport nell'altro caso, o cultura e didattica grazie alle attività che andremo a integrare. Un progetto di riqualificazione della pista di pattinaggio che si appresta a diventare un polo attrattivo sportivo culturale, finanziato e promosso dai deputati 5 Stelle in collaborazione con Farm Cultural Park di Favara. È grande orgoglio da parte mia, perché in quanto nisseno, insomma, avere dei ragazzi così intraprendenti è stato davvero bello anche per me. E mi rendo orgoglioso il fatto che sia stato tutto ciò reso possibile dal taglio dei nostri stipendi. Abbiamo messo a disposizione 360.000 euro in tutto il totale, abbiamo premiato 3 progetti, i primi 3 che si sono classificati, Mazzara del Vallo, Caltanissetta e Catania, e finalmente si sta partendo, e quindi oggi è finalmente la realtà delle cose, che diventa qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Sono felice che Caltanissetta, con un gruppo di giovani, giovanissimi, così in gamba, abbia tirato fuori una proposta così interessante. Il mio appello è a tutti i nisseni di volere bene a questi ragazzi, di stare accanto a loro, di fare in modo che questo progetto possa crescere, sviluppare e diventare una vera occasione per Caltanissetta. Un impianto la cui gestione è stata affidata dal Comune per 9 anni all'Associazione Eclettica. Da un lato noi avevamo questa volontà di riprendere uno spazio, dall'altro lato appunto c'è stata questa associazione che aveva un bel progetto in mente, c'è stata la possibilità di Boom Polmoni Urbani, per cui insomma 3 coincidenze fortunate, e poi soprattutto il fatto che evidentemente il progetto era meritevole, è stato considerato il primo addirittura ad avere il finanziamento, per cui tutto quanto ha funzionato in maniera positiva per la città, e quindi speriamo che da questo momento in poi proprio l'associazione possa ben interpretare quelle che sono le esigenze dei giovani di Caltanissetta e portare questo spazio a essere vissuto, vivacizzato e reso un punto di incontro e di attività sportive, ma non solo.